Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro, dice il Signore. Diciamo insieme: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore, pastore, mi manca. Preghiamo. Ti preghiamo umilmente, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per l'anima della tua serva Giuseppina, che hai chiamato a te da questo mondo, per condurla al luogo di beatitudine, di luce e di pace. Possa attraversare senza timore le porte della morte e trovi riposo nelle dimore dei beati e nella luce santa che un tempo hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. La sua anima non subisca patimenti, ma quando giungerà il grande giorno della risurrezione e del giudizio, degnati, Signore, di risuscitare la tua serva insieme ai santi e agli eletti. Rimetti a lei ogni peccato e donale di conseguire con te la vita immortale, il regno eterno,
per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo dona al Signore, splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Accogliamo in mezzo a noi la nostra Giuseppina, che ha terminato, come direbbe San Paolo, la sua corsa, la sua battaglia. La presentiamo al Padre perché possa trovare pace dopo la fatica che ha sperimentato nella vita su questa terra. Vogliamo riunirci anche noi, farci vicini gli uni gli altri, a Vittorio, ai parenti, agli amici, perché il Signore possa dirci parole di consolazione, parole anche per riprendere il cammino con vigore. Anzitutto ci affidiamo alla misericordia di Dio, chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che sempre usi misericordia e perdoni, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo per la nostra sorella Giuseppina, che hai fatto passare a te da questo mondo, e poiché in te ha sperato e creduto, conducila alla patria del cielo e donale la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro delle Lamentazioni. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere e dico, è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben,
se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare al mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte è il Signore, io esclamo, per questo in Lui spero. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Dal profondo a te grido, Signore. Dal profondo a te grido, Signore. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Dal profondo a te grido, Signore. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti potrà resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Dal profondo a te grido, Signore. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore.
Abbiamo ascoltato il brano preso dalle Lamentazioni nella prima lettura, dove l'autore piange su Gerusalemme che sembra abbandonata. Anche coloro che hanno posto la loro fede nel Signore conoscono quelle ore buie in cui Dio ci sembra assente, sembra ingiusto, ore in cui non si riesce più nemmeno ad aggrapparci alla preghiera, in cui sembra che la vita non abbia più sapore, più interesse. Giuseppina mi ha raccontato più volte le peripezie che ha dovuto attraversare nella sua vita, i numerosi interventi chirurgici, le terapie, il dolore nella perdita della mamma da giovane, la fatica nella sua storia familiare, le sofferenze della sua esistenza, il senso di solitudine. A guardarla così sembra proprio un accanimento. E quindi viene da lamentarsi, e la Bibbia ci insegna a lamentarci, a lamentarci bene, cioè a prendere anche questa fatica di vivere, questo non senso che a volte troviamo, questo buio, e a dire qualcosa a Dio, a parlarne con Lui. Perché Dio ha promesso che è fedelmente e discretamente presente all'appuntamento di ogni giornata che inizia, diceva la lettura. Ogni istante Dio ci è accanto, è sconvolto dal nostro stesso dolore, piange le nostre stesse lacrime, porta lo stesso peso. Questo ha voluto dire Gesù con la sua stessa vita. Quindi siamo invitati davvero ad appoggiarci su di Lui. E nella sua presenza, nella sua parola, troveremo a poco la luce e la forza che ci sono tanto necessarie. Solo vicino a Lui troviamo la pace, altrimenti rimane la disperazione o la rassegnazione. Diceva la prima lettura, le misericordie di Dio non sono finite, aspettiamo in silenzio la salvezza del Signore. Alla fine del racconto, a volte, Giuseppina usava delle parole simili. Speriamo, aspettiamo dal Signore, restiamo in silenzio. Cosa dobbiamo dire? Certo, in alcune situazioni si fa strada nel cuore la paura che non esista Dio, che ci abbia dimenticato, come in una notte senza luci, senza luna. Si anticipa come l'esperienza della morte e si percepisce a volte che vivere è un inferno. Ecco, in questa notte risuona la parola di Dio. Io sono lì, io sono con te in quella notte. Non è lontano nemmeno lì, è sceso fino a lì. Dio che, scendendo fino a lì, trasforma anche quell'esperienza di buio, di sofferenza, in beatitudine. Beati gli afflitti, beati coloro che sono nel pianto. Dio compagno, l'alleato, fonte, origine e fine ultimo della nostra esistenza, trasforma ogni lacrima in vittoria, e il suo abbraccio è davvero una ricompensa insperata per chi magari ha perso anche la capacità di sperare. Queste parole sembrano assurde, sicuramente, beatitudine, esultanza, sono illogiche agli occhi del mondo di oggi, ma per chi si affida a Lui sono riflessi dentro questo dialogo anche di lamentazione, e uno dovrebbe poter comunque in quella notte assaggiare la vicinanza di qualcuno che anche a nome di Dio passa, sta lì con te nel buio. Sicuramente questa beatitudine è stato un riflesso anche nel dialogo di Giuseppina. Perché la bontà l'ha sempre mantenuta, l'ha sempre cercata, tra mille dolori. Allora preghiamo che questa beatitudine sia ora la sua casa. Non sono solo parole, ma quello che tanti hanno sperimentato.
che sia adesso la casa dove abita, che sia quello che assaggeremo insieme a lei alla fine, quando ci sarà il giudizio finale, la risurrezione finale. Impariamo però a starci vicini quando qualcuno soffre, a dedicarci del tempo, perché segno della vicinanza di Dio siamo anche noi, come comunità, come chiesa, come fraternità. Anche quando sembra che nulla abbia senso, qualcuno che ti ascolta è importante. E impariamo anche dalla bontà che Giuseppina ha mantenuto nella sua vita. Affidiamoci anche noi nel cammino che prosegue, perché possiamo gustare fin da ora questa beatitudine che il Signore ci offre già qui, nell'Eucaristia che celebriamo e che ci lega, ci tiene legati per sempre anche con la nostra Giuseppina. Fratelli e sorelle, sia che viviamo sia che moriamo, siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Diciamo insieme: Signore della vita, ascoltaci. Per la nostra sorella Giuseppina, il Signore, che conosce i tempi del nascere e del morire, la accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la nostra sorella Giuseppina, il germe della resurrezione ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i familiari, i parenti, gli amici, il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte, risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi qui presenti, celebrando la Pasqua del Signore, ci sia data la grazia di morire al peccato e risorgere a vita nuova. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. In vita e in morte siamo Tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede, accogli la nostra sorella Giuseppina insieme ai santi nella gioia del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Giuseppina e supplichiamo la tua clemenza perché possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci riscatta dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui presente. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Giuseppina, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo i benefattori della parrocchia, tutti i sacerdoti defunti, i benefattori, gli amici, i nostri cari. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con i nostri patroni, Santi Gervasio e Protasio, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Giuseppina giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. L'urna con le ceneri della nostra sorella Giuseppina sarà tumulata domani alle 16 nel cimitero di Bormio. Celebriamo il settimo, il giorno 18 settembre alle ore 8:30, una santa messa offerta da Giuseppina Canclini, il giorno 7 ottobre alle 8:30, una offerta dai coscritti del 55, il 28 di settembre alle ore 8:30 e un'offerta della cugina Mariuccia mercoledì 13 ottobre alle 18. La nostra sorella Giuseppina si è addormentata nella pace di Cristo, la sua esistenza terrena è giunta al termine, ora è accolta nella pace dei giusti. Il Signore che ci insegna a contare i nostri giorni, le doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso, che accompagnano il commiato, siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori, con il sacramento della rigenerazione e segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto. Venite in aiuto, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore, accogliete la sua anima e accolga Cristo che t'ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentatela. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda lei la luce perpetua. Accogliete nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Giuseppina, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per i benefici che hai donato alla tua serva in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo.
Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lei le porte del paradiso, e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con la nostra sorella. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Rinnoviamo insieme la professione di fede del nostro battesimo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo. O Dio, i cui giorni non conoscono tramonto e la cui misericordia è senza limiti, ricordaci sempre quanto sia breve la nostra vita e incerta l'ora della nostra morte. Il tuo Santo Spirito ci guidi in santità e giustizia per tutti i giorni della nostra vita in questo mondo, perché dopo averti servito in comunione con la tua Chiesa, sorretti dalla certezza della fede, confortati dalla beata speranza, uniti con tutti gli uomini in perfetta carità, possiamo giungere felicemente nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donale, Signore, splenda lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen.